Amici di Mitico Channel, un caro saluto da Francesco da Prato. Allora riprendiamo l'abitudine delle dirette prima della partita. Bella inquadra, ci sono un discreto pubblico oggi a vedere la partita. Se tu puoi inquadrare un po' rispetto, c'è anche una persona particolare, un campione del mondo addirittura. Abbiamo qui con noi Carmine Troisi, il direttore di Telefoggia, che ci ha fatto compagnia questi giorni, ci siamo divertiti, Coppa Mela. Vabbè, a parte gli scherzi. Carmine, allora, che ambiente abbiamo trovato qui, diciamo, del... Beh, un ambiente con grande entusiasmo, ma c'è da aspettarselo sempre. Quando ci sono i tifosi del Foggia è sempre uno spettacolo. Vedere gente che è arrivata addirittura con i camper, si è fatta 900 chilometri, o gente che comunque ha trovato, tra virgolette, la scusa per far bere, ingoiare alle famiglie la possibilità di una vacanza in Trentino, con la scusa soltanto per vedersi il Foggia. Ce n'è qualcuno che qui alza il dito, la mano dietro. È Roberto se da Figlio, un amico di Mitico. E nella tribunetta ne troveremmo tanti con i diti, con le dita alzate, con le dita alzate. Probabilmente qualcuno non potrebbe alzarlo il dito perché ha la moglie accanto, la compagna accanto, però ce ne sono davvero tanti che sono arrivati. Ma poi un ambiente bellissimo, cioè non c'è niente, amici, qui non c'è niente, si mangia, si dorme, si guarda il Foggia, però è Pamela. E si però, gioca bullying pure, eh? Però devo dire, ora bella mi mena, e però devo dire un ambiente fantastico, meraviglioso. Assolutamente sì. Cioè, Carmine, la natura la tocchi proprio con mano, cioè sono posti meravigliosi, si riposa benissimo. Siamo in altura, quindi rilassa, anche per gli atleti, no? Ci si rilassa, non ci sono distrazioni, lo dico anche a beneficio della tua compagna. Non ci sono assolutamente. Ma lì abbiamo scherzato. Distrazioni, alle 9 si dorme. E la mattina tutti a vedere il Foggia all'allenamento. Il Foggia a prendere un po' di sole. Che allora vi ricordo amici che alle 6 in punto, quando se comincerà puntuale la partita, ci sarà la diretta trasmessa da Antenna Sud, telecronaca di Attilio Scarano, con la collaborazione di Carmine Troisi. Non ve la perdete. Partita sia su Antenna Sud che su Telefoggia. E su Telefoggia, naturalmente, c'è questo accordo Telefoggia Antenna Sud. Va bene. Questa sinergia già sperimentata con successo. Noi poi ci rivedremo. Adesso facciamo un giro tra i tifosi. Intanto, vabbè, Roberto, ciao, un abbraccio tutti, a Roberto. Buonasera. Un volto conosciuto di Mitico Channel. Roberto, pure tu. Hai mandato qualche stupidaria a tua moglie per venire qua? No, io sono stato sincero, ho detto andiamo lì per il bel panorama, le belle giornate. No, ho detto, che c'è la piscina, non so se notate. La piscina in albergo e ora sono a posto. Quindi canyon là, quindi lui è venuto solo per la natura. Bella, seguimi, vediamo un po' se c'è qualcuno. Vai. In tribuna, allora abbiamo. Voi da dove venite? Piacenza. Da Piacenza, ma siete venuti qui apposta, ti chiami? Natale. Natale? Simone. E Simone. Ma siete venuti qui apposta nel Foggia, ma solo oggi o state qualche giorno? No, siamo 3 giorni. 3 giorni qua, quindi 3 giorni di full immersion, avete visto già qualche allenamento? No, sono arrivati oggi. Oggi vedete. Vi posso dire una cosa, ne stanno facendo un mazzo così a questi ragazzi, quindi se oggi perderanno col Bolzano non vi spaventate. Non li facciamo uscire. No, voi invece dove venite? Foggia. Foggia città? Alla Madonna, quanti chilometri avete fatto? Ah, ma ci troviamo qui in vacanza. Siamo qui. Una settimana. Siete venuto per i laghi, per i fiumi, anche voi, no? Io la casa. Allora, c'è la casa. Vabbè, allora lei si è avvantaggiatissima. Vediamo, corriamo ancora un po'. C'è ancora qualcuno. Chi... Allora, voi da dove venite? Foggia. Ti chiami? Leonardo. Ciro. Che cosa hai visto? Avete già visto qualcosa? Siete sì. Appena arrivati? No, da ieri che siamo, abbiamo visto già un po' di cose. L'allenamento come ti è sembrato? Pesante. Mi sembra che lo fanno, vero? Pesante. Li vedo tornare sudatissimi dopo la partita. Voi invece? Ciao, io ti conosco. Tu con me no, ma io a te sì. No, vabbè, ma io conosco tutti. Io conosco tutti. Che io ti conosco. Non mi perdo una tua intervista. Ti chiamo Michele. Michele vieni da Trento. Siamo di Foggia, ma vivo a Trento da 22 anni. Quindi Foggiani in Friuli, per caso? No, in Trentino? C'è un gruppo? Sì, abbiamo questo fatto... Questo mi è sfuggito, questo gruppo. Abbiamo fatto un club l'anno scorso che si chiama Nord Viking Trento. Penso che dovrebbero arrivare gli altri. Oh, e speriamo, perché stiamo aspettando tutti. Dico la verità, ieri c'era poca gente, però vedo che avvicinandoci il weekend qua, probabilmente adesso, credo io ho coinciso le ferie per quello, quindi
C'è lui che c'è da ieri qui, ti chiami? Alessio. Alessio, vieni da? Da Genova. Alessio da Genova, che meraviglia, Alessio da Genova. Alessio. Ecco, ciao, ti chiami? Vincenzo. Vincenzo, allora, da quanto sei qua, Vincenzo? No, siamo arrivati... Adesso, da dove venite? Da Reggio Emilia. Lui da Reggio Emilia, ah, il gruppo di Reggio Emilia, oh, c'hanno Foggiani a Reggio Emilia, Foggiani in Emilia, Foggiani a Reggio Emilia e Parma. C'è la signora? E mia moglie. Inquadra Tiziana, en passant, inquadrateci addirittura. Forza Foggia anche a Reggio Emilia. No, sempre. Benissimo, benissimo. Non spostare troppo la scena della telecamera, sennò la gente viene di mal di testa. I ragazzi sono rientrati, si stanno preparando. Dicevamo, allora, che cosa hai potuto percepire da questi allenamenti del Foggia? Che li fa lavorare duro. Li fa il mazzo. Li fa veramente il mazzo. Va bene, va bene. E fa bene. Allora, noi ci rivedremo nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo. La partita non è che sia di quelle proprio impegnative, però considerando che il Foggia si è allenato anche stamattina e prima della partita, ci sta che questi ragazzotti del Trento, che ora puoi inquadrare, del Bolzano, scusatemi, Trento viene dopo, ci possono mettere anche in difficoltà. Allora, vi saluto, inquadra un po' la gente in giro perché scoprirete che tra il pubblico abbiamo un personaggio particolare. Va bene? Allora, vi lascio e ci vediamo, amici, dopo l'intervallo, quindi intorno alle 18.45. A dopo. A posto.